calcoli che noi ormai siamo una popolazione di pochi giovani, di tanti mezza età e poi per non dire un po' più su. E dove camminiamo? Io ho mia sorella che ha 93 anni, non viene a casa mia per il marciapiede troppo alto. Poter camminare in tranquillità senza dover far letteralmente attenzione a dove mettere i piedi per non cadere, anche se la prudenza spesso non basta. E quanto tornano a chiedere, esasperati e delusi, i residenti di Via de Donno a Lecce, ancora in attesa di vedere un nuovo volto dei marciapiedi e non più rotti, con mattonelle saltate via o sollevate a causa delle radici degli alberi e anche con un'altezza più consona. Cioè, per una persona o disabile o comunque che ha un bambino piccolo, ma le dico anche io che c'ho il cane che è grande, fa fatica a camminare su questi marciapiedi, è impossibile, ma io ripeto, io che sto bene, che grazie a Dio non ho bisogno di nessun tipo di sussidio, faccio fatica e spesso e volentieri cammino in mezzo alla strada, che tra l'altro è anche buia di sera, quindi è anche pericoloso. A inizio gennaio, dopo le segnalazioni di Telerama, relative in particolare a Via de Donno e Papa Todero, entrambe ridotte quasi a un percorso di guerra con marciapiedi dissestati inaccessibili, l'assessore ai lavori pubblici Marco Nuzzaci aveva annunciato un intervento di sistemazione ad hoc, previsto almeno per ciò che riguarda Via Papa Todero, nell'ambito del programma Strada per Strada finanziato dalla Regione Puglia. Intervento però ancora atteso e per questo i residenti, che hanno visto terminare la ciclabile di Via Merine, ma ancora nessun segnale di lavoro nella propria, chiedono con forza attenzione ai bisogni di tutti. Non vanno bene, la città non dice niente, ma si dovrebbero proporzionare i bisogni di tutti. In ugual misura, non a svantaggio di qualcuno.